Hai presente la luna e sabato sera? Intendo quella vera, intendo quella vera. Hai presente le stelle e le torri gemelle? Quelle che non esistono più, quelle che non esistono più. E se ti parlo di calcio? E se ti suona un po' il banjo? Dici che sono depresso, che non sto nel contesto, che profumo di marcio. Ma se ti porto nel bosco, mi dici portami in centro, perché lì non c'è campo, poi fuori di testa come l'ultima volta. Siamo l'esercito del sé. In carne ed ossa, mi manchi nella lista delle cose che non ho, che non ho, che non ho. Hai presente la notte del sabato sera? Intendo quella nera, intendo quella nera. Hai presente la gente che corre mutande? Dice che non esistono più, dice che non esistono più. E se ti parlo di sesso? Carta, forbice o sasso? Dici che sono depresso, che non sto nel contesto, che profumo di marcio. Ma se ti porto nel parco, mi dici portami in centro? Perché lì non c'è campo, può fuori di testa come l'ultima volta. Siamo l'esercito del sesso. Di più adesso non mettere stai benissimo, che mi dicesse sì, stai benissimo, per questa età sei perfettamente in forma. Brava. Ecco qui, Berta stava registrando e non potete andare indietro. Non era punto fine. Mi manca una cosa, dimmi. Ignazio. Io speravo che, come Donatella diceva tanti anni fa, cioè
Cioè vuol dire che tu vai in pensione e c'è ancora signor Piero e io vi devo tenere tutti e due, due fecchietti. E questo mi manca, devo dire la verità. Comunque, ci sono i figli, però qualcuno ti ha protetto. Sì, ci sono quasi troppi. Qualcuno ti ha protetto. Qualcuno i protettori chi sono? Che il signor Piero lo diana a Mario Pistrussi, a Pesù. Quindi si è arrivato al traguardo. Lo devo, ci sono i figli. Giusto,